In Commissione Finanze stiamo lavorando sul problema Equitalia. Problema perché Equitalia risulta essere un baraccone pubblico con oltre 8.000 dipendenti che solo per stipendi assorbono 500 milioni di euro, oltre 500 milioni di euro. Quindi un baraccone costoso e capace di produrre perdite. Questa settimana abbiamo dedicato il question time in commissione con il ministro alle partecipate di Equitalia. Infatti, dalle visure camerali che abbiamo reperito, abbiamo notato che Equitalia ha delle strane partecipazioni, dirette e indirette. Per esempio, tra queste partecipazioni, il 40% del capitale è in Govar SRL di Como. Govar SRL è una società che si occupa di commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo, audio e video. Che senso ha per Equitalia, che è una società di riscossione, partecipare al capitale di una società che invece si occupa di ingrosso di elettrodomestici? Abbiamo chiesto questo al governo, in particolare se intende dismettere queste partecipazioni. La risposta che abbiamo ottenuto dal sottosegretario è stata molto generica, non ha risposto direttamente alla domanda. Diciamo, ha rimandato a un sito internet, insomma, una risposta molto generica. Inoltre esiste tra queste partecipate la STOA, che è un istituto che si dedica alla formazione e che è stato sempre utilizzato da Equitalia per organizzare convegni e seminari. Abbiamo chiesto sempre in questa interrogazione se lo facesse in regime di in-house, cioè diretto e senza gara, cosa che non sarebbe possibile visto che Equitalia possiede solo il 9%. Ma il sottosegretario ci ha risposto soltanto che dal 2009 Equitalia non si avvale di STOA. E prima? E in che modo si avvaleva prima di questa STOA? Un altro aspetto molto importante che noi del Movimento 5 Stelle porteremo all'interno della Commissione nasce da una dichiarazione del direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera, che ha dichiarato che lo Stato italiano dal 2000 ad oggi ha accumulato un credito per cartelle esattoriali non riscosse di 545 miliardi di euro. La nostra attenzione verrà posta sulla quantità, cioè quindi sulla fetta di questo credito che potrebbe risultare non esigibile e quindi non più recuperabile. Questo perché diventa importante? Perché se fosse confermato, quindi non si potrebbero recuperare più dei crediti, i conti degli enti locali, previdenziali e quindi in generale i conti pubblici subirebbero un forte peggioramento.